Con il tecnico Pillon in diretta per commentare questa partita. Pillon, primo tempo forse il più brutto della stagione, con il 4-4-2 nel secondo tempo qualcosina di bello si è visto, ma qualcosina. Sì, una prestazione non molto buona, non abbiamo giocato bene. E queste due partite finali, Cittadella e oggi, forse male. Stiamo pagando un po' anche un po' di stanchezza fisiologica, perché è un periodo che abbiamo giocato sempre, lunedì, sabato, martedì, giochi ogni 4-5 giorni, non ti permette mai di fare una settimana tipo di lavoro e diventa anche problematico a livello mentale. Perciò la sosta arriva a pennello per rifiatare, soprattutto per recuperare gli infortunati che abbiamo, molto importanti, perciò per rimettersi un po' in sesto, in careggiata per lo sprint finale. Prima di analizzare la partita, certi tipi di gare che non si possono vincere, è anche giusto non perderle, forse su questo è stato bravo il Pescara. No, noi volevamo vincere onestamente, però abbiamo preso un gol balordo, poi siamo anche stati bravi a riuscire a rimediare la partita. È stata una partita non bella, soprattutto il primo tempo è stato molto brutto, però nel secondo tempo qualcosina abbiamo fatto. L'ingresso di Bellini ci ha consentito di avere più prestanza fisica, di portare su la squadra, di far salire la squadra, e questo è stato molto importante. Purtroppo non siamo riusciti a vincerla, dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo guardare avanti, siamo lì, dobbiamo cercare di raggiungere quanto prima i playoff. Pillon, io le riporto due frasi che ha detto poco fa il presidente Sebastiani ai nostri microfoni. La prima ha detto: il primo tempo non l'ho visto perché mi sono addormentato. No, ma hai ragione, nel senso che abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo. Non è che bisogna nascondere le cose, quando sono le cose sono evidenti, sono quelle. Abbiamo fatto male, abbiamo sbagliato tanti errori tecnici, tanti passaggi sbagliati. Non abbiamo tenuto bene la palla, mentre nel secondo tempo un po' più volitivi, un po' più pressione più alta, con dei cross che siamo riusciti ad arrivare a fondo campo. Tutto con Greco. E con Greco abbiamo sfruttato molto bene la corsia esterna, perciò questo ci deve far riflettere sul futuro, sapere che con le due punte siamo molto più propositivi. Ecco, questa è una considerazione importante, le riporto l'ultima cosa che ha detto il presidente, ha detto: per me Perrotta ha fatto una grande partita, però lui è un difensore, se c'è Antonucci poi isolato lì davanti, io vorrei vedere una squadra un po' più spensierata, oggi forse avevamo un po' di paura. No, paura no, perché Perrotta ha fatto la sua posizione, ha fatto il terzino, l'ha fatto anche bene onestamente. Chiedeva quello Perrotta. Secondo me è stato uno dei migliori in campo, l'abbiamo sfruttato per quello, soprattutto perché sapevamo che loro erano molto bravi ai duelli aerei, nel senso nelle palline native avevano molta prestanza fisica, noi non abbiamo una grande prestanza fisica e ci ha dato una grossa mano anche lì, ma soprattutto è stato bravo anche nelle sue posizioni, ha fatto quello che doveva fare, perciò su Perrotta non posso dire nulla, ha fatto la sua partita, l'ha fatta bene. L'ultima da parte mia, Pillon ha detto poco fa: questa squadra gioca meglio con le due punte, Bellini ha dimostrato di essere un giocatore importante con determinate caratteristiche, quando recupererà Brugman dopo la sosta? Il centrocampo Bruno Brugman con un'altra mezzala è un'idea? Vediamo, adesso vediamo. Potrebbe essere un'idea. Vediamo da questo periodo, no, vediamo, ho delle idee in testa, vediamo. Ne dica solo una e chiudiamo. Dai, così sorridiamo. Si può giocare sempre a Ogo il 4-3-1-2, stasera avete visto abbiamo fatto il 4-4-2 per esigenze, soprattutto perché gli avversari avevano molta ampiezza. Qual è solo il suo centrocampo ideale? E chiudiamo. No, il centrocampo ideale me lo tengo per me, se permetti. Perfetto, grazie a Baby Pillon.